Grande successo a Civitanova per i campionati italiani FIB FISDIR svoltisi presso la Brociofila di Fontespina, gestita dall'omonima e gloriosa società sportiva. All'evento organizzato dalla società Antropos Civitanova hanno partecipato oltre 90 iscritti in rappresentanza di 11 società provenienti da tutta Italia. Nei 3 giorni di gare, tutte molto combattute e di altissimo livello tecnico, sono state disputate ben 132 partite. La società sportiva Antropos Civitanova si è ancora una volta distinta con ottimi risultati, tra cui il titolo individuale conquistato da Massimo Magnanelli nella categoria Elite. Nel bilancio dell'Antropos Civitanova anche un argento con Marco Facchino e un bronzo con la coppia Garbuglia-Barchesi. Nelle Marche sono finiti altri 4 titoli con la società Icepod Fano. Siamo giunti al termine di quest'ennesima organizzazione targata Antropos, è la seconda nelle bocce e ci vede protagonisti. Organizzazione che direi è andata via liscia, non ci sono stati grossi problemi organizzativi, anzi alla fine credo ci sia soddisfazione sia per quanto mi riguarda sia per quanto riguarda i partecipanti. Ringrazio quindi chi ci ha dato una mano in tutto questo, a cominciare dalla Bocciofila Fontespina e dai comitati di FIB, Macerata e Marche, la FISDIR che ci è stata molto vicino in tutta l'organizzazione, chi ci ha supportato, Croce Verde, Civitanova Marche e Medico di Gara. Un grazie particolare come sempre al mio staff che negli ultimi 2 mesi si è dovuto sorbettare 4 campionati regionali e ben 3 campionati italiani. A livello sportivo siamo andati meno bene del solito, però tutto sommato abbiamo preso il titolo principale che è quello Elite con Massimo Magnarelli, 1° posto e 2 terzi posti. Quindi non mi lamento e da qui andiamo avanti con i prossimi appuntamenti. Ecco Presidente, siamo alla conclusione di questi campionati italiani individuali e coppie qui a Civitanova, un bilancio positivo dobbiamo dire, viste le cifre. Assolutamente più che positivo, devo ringraziare innanzitutto Nelio che si è occupato in toto dell'organizzazione di questi bellissimi campionati italiani. E noi come FIB siamo stati onorati di ospitare questi ragazzi qua presso la Bocciofila Fontespina, che si è adoperata al massimo per rendere e offrire un piacevole evento qua a Fontespina Civitanova Marche. I numeri ce ne sono stati abbastanza, forse ci aspettavamo qualcosina in più, però magari per i prossimi anni vedremo di trovare un modo di aumentare la partecipazione anche ad altre società sportive. Comunque sono arrivate società da tutta Italia, quindi questo ci fa piacere, come deve essere, tra l'altro è un campionato italiano che ha portato anche i suoi numeri, insomma. Ecco, infatti, e anche, anche i risultati grazie agli atleti dell'Antropos. Sì, gli atleti dell'Antropos, adesso abbiamo visto l'ultimo Massimo Magnarelli, il campionissimo, non avevamo dubbi. E, anche nelle Marche ci sono stati parecchi titoli, e quindi è un movimento che sta crescendo negli anni, perché qua a Macerata e soprattutto nelle Marche ci sono diverse società sportive che si impegnano in questo settore e i risultati stanno avendo ragione proprio su questo impegno costante, che ormai sono da diversi anni che ci sono persone che si dedicano a questo sport. Ecco, e questa categoria proprio particolare, individuali e coppie, il livello è stato altissimo. Sì, ci sono sono state partite molto, molto combattute, poi specialmente in finale arrivano i migliori atleti e quindi il livello si alza notevolmente e anche abbastanza equilibrato tra i vari finalisti che si contendono il titolo, sia nella specialità individuale che anche in quella coppia. Ecco Luisa Pocognoli, ancora una grande edizione dei campionati italiani che qualifica questa attività intensa nelle Marche per il CIP. Sì, comunque è una grande risorsa, una bella, bellissima manifestazione, una realtà bella per questo tipo di handicap. Io punto sempre molto più sul tipo di handicap per l'attività fisica, insomma, per quello che loro dà, insomma, quello che lo sport dà a questo tipo di handicap. È bello, ti senti
ti senti insomma che ti senti meglio dopo che hai visto queste manifestazioni, senti che qualcosa ti ha dato, qualcosa di in più sempre. Ecco, assessore, un altro evento importante a livello nazionale per lo sport di sabbia, grazie all'Antropos che sta portando sempre più in alto il nome di Civitanova, sia a livello di risultati che a livello organizzativo. Assolutamente sì, l'Antropos è una nostra realtà locale che porta veramente il nome dello sport paralimpico veramente in alto, è sempre presente, è un'organizzazione specifica che fa sempre grandi risultati. L'Antropos è una realtà veramente articolata, cioè specifica per un certo tipo di sport, ma devo dire che è sempre presente in ogni iniziativa, anche nelle altre discipline, insomma, è veramente sempre presente. Per Civitanova è sicuramente un vanto e un orgoglio, perché porta sempre grandi risultati e ha una ricaduta sociale veramente importante. Io, quando c'è Nelio per Mattei, tutto il mondo sportivo dei diversamente abili può stare tranquillo, perché a livello organizzativo è numero uno, poi non solo, perché poi l'esperienza che c'ha lui, la società, gli atleti che ha, quindi il mondo sportivo marchigiano deve essere orgoglioso dell'Antropos. Ecco, questo torneo individuale FISDIR è stato di altissimo livello e con cifre importanti. Eh sì, questi sono i campionati individuali, stavo vedendo che qualche titolo nelle Marche è restato, quindi si conferma ancora la bontà dell'Antropos e delle società marchigiane, quindi per quanto riguarda le bocce. Poi tutti gli altri sport, sia l'Antropos mi sembra che sia ai vertici nazionali, quindi bello così, avanti così. Ecco, assessore, ancora una volta Civitanova ai livelli nazionali con le finali individuali di bocce, una manifestazione importante. Civitanova ancora una volta, grazie all'Antropos, ospita questo evento meraviglioso che ha una valenza di spessore non solo sportivo ma anche culturale. Siamo particolarmente orgogliosi e grati all'Antropos di questa collaborazione anche che c'è, perché il loro lavoro, ecco, non è un lavoro soltanto sportivo ma è anche un lavoro di valorizzazione dei talenti di ciascuno. Quindi questa per noi è veramente una grande cosa. Ecco, è per il comune, quindi avere una società come l'Antropos a Civitanova è fondamentale, visto anche i numeri importanti che ha, oltre 300 iscritti. Assolutamente, è un fiore all'occhiello di cui siamo veramente orgogliosi ed è un grande orgoglio anche per noi essere presenti, proprio anche venire a queste manifestazioni, poterle vedere, stare in mezzo agli atleti, vedere come lavorano, come si muovono, come stanno insieme. È veramente una bella cosa, perché ecco, noi abbiamo lavorato tanto, quest'anno abbiamo aperto a dicembre un anno di lavori sulla disabilità, anche chiamando proprio l'anno della disabilità, fino al 3 dicembre dell'anno prossimo, che è la giornata nazionale della disabilità, e il brand che avevamo dato era proprio tutti diversamente capaci. L'Antropos per eccellenza da anni lavora proprio su questo, sul fatto che ciascuno ha dei talenti e ciascuno può ottenere dei risultati bellissimi, e noi siamo veramente orgogliosi di poter sostenere come amministrazione in ogni modo in cui ci è possibile la loro attività.